Bentornati a Quella Zampa. Oggi approfondiamo un argomento importantissimo per la stagione. Lo facciamo nell'ambulatorio della dottoressa Cristina Murray. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti, salve. Allora, e siamo qua con anche questa piccolina Mina, Mina che è la riconosceranno in molti. È sempre lei, Mina, è la cavia nostra. Allora, Mina l'abbiamo portata dalla dottoressa per parlare di zecche, che è un po' un pensiero della stagione. La stagione che per quest'anno c'è stata tanta pioggia, di zecche ce ne sono veramente tantissime e il cane la può prendere le zecche dappertutto, anche in città, non è vero che le prende solamente in carso, anche in città. Si annidano ovunque, soprattutto padiglioni auricolari, musetto, perché il cane sgrufola nell'erba, e anche sotto la pancia. Per cui è molto importante la prevenzione, perché le zecche trasmettono malattie sia a loro sia a noi, per cui meno ce n'è in giro meglio è. Quando c'è una zecca sul cane è meglio toglierla immediatamente, e ruotando di 380 gradi la zecca e poi tirando, e meglio di tutto è la prevenzione. Oggi di ci sono tantissime cose che si possono dare al cane, ci sono delle pastiglie che si danno una volta al mese oppure una ogni 3 mesi, che sono molto molto efficaci, e poi ci sono collarini e pipette da versare sulla schiena. Ce ne sono di tanti tipi, tante qualità, anche bisogna valutare un attimino la razza del cane, le dimensioni. Allora, economico. Il collare antipulci famoso dalle zecche, sì, le pulci, il collare, sì, antipulci famoso. Io per esempio ho un gatto oltre, sì, ad un, sì, cane, sì, sì. E può essere un problema che magari no, giocano? Ce n'è uno che va bene, che dura 7-8 mesi, va bene sia per il gatto che per il cane, ecco, e si può mettere senza nessun problema, anche se i cagnetti, cane e gatto dormono assieme non succede niente. Invece ci sono altri farmaci, altre pipette che è meglio guardare bene sull'etichetta, sulla composizione, se si può usare sia per il cane che per il gatto. E la zecca del cane può essere trasmissibile all'uomo? Beh, la zecca ama pasteggiare nel sangue caldo, perché non è che il cane ce la trasmette, sì, noi camminiamo e ce la becchiamo comunque, sì, soprattutto i ciclisti che vanno in bicicletta. È molto importante anche per l'uomo, purtroppo non esistono queste pastiglie, che magari prendere una pastiglia e non ti prendi la zecca per 3 mesi sarebbe molto comodo, però non so che effetto ci potrebbe fare. È molto importante la prevenzione per questo, sì, soprattutto controllarsi molto bene quando si va a asparagi col cane, di sera controllarsi completamente e vedere che non ci siano zecche che camminano, né su di noi né su di loro. Ecco, e la zecca va tolta, perché altrimenti cade, quando fa il pasto di sangue dopo un paio di giorni cade nell'ambiente, per cui anche a casa, e dopo invece di una ci troviamo con tantissime zecchine che girano per la casa e che sono pericolosissime per noi. Grazie infinite alla dottoressa Cristina, grazie, Murray, torneremo sicuramente a trovarla per altri tanti buoni consigli. Grazie a Mina che ci ha ascoltati. Sì, bella, anche bravissima, paziente, fermo, immobile, facile. Grazie a voi per l'ascolto, alla prossima settimana. Alla prossima.